Questi titoli del telegiornale: un'auto finisce contro una cisterna, muoiono due giovani. A Sanremo un operaio colpito dal braccio di una grua, d'armaditaggio altri due operai cadono da una impalcatura. Discoteche sotto controllo nel Ponente Ligure. Turista malmenato in albergo da due lati. Rinviata l'udienza preliminare per l'omicida di San Biagio della Cina. Di questo e ovviamente anche di altro parleremo fra pochi secondi nel TGA. Ad Alveng, nuovo centro arredamenti, progetti di interni Fiorini, una grande realtà della Liguria, oltre 7.000 metri quadrati per vedere di più e scegliere meglio. Mobili Fiorini, la più ampia scelta di mobili, le più grandi firme dell'arredamento, un vastissimo assortimento di camerette, studio, progettazione, consulenza di architetti, servizio accurato, una vastissima e raffinata scelta di cucine già ambientate, con oltre 40 modelli in esposizione. Nuovo centro arredamenti, progetti di interni, Fiorini, Alveng, a un chilometro, uscita casella autostradale di Alveng. Convenzionato, Amica Casa. C'è solo una vera, unica, inimitabile fabbrica artigiana Lampadari. Si trova in Corso Limone Piemonte 134, uscita autostrada Ventimiglia. Due piani di esposizione, centinaia di lampade lampadari, alogene e applic per interni ed esterni. Condizioni particolari agli sposi. Tutto questo è Fabbrica Artigiana Lampadari. Unica sede in Corso Limone Piemonte 134, uscita autostrada Ventimiglia. Telefono 358179. Aperto anche la domenica. Fabbrica Artigiana Lampadari. Non confondetela. Se non desideri un vestito, ma quel particolare vestito, c'è un indirizzo a Bordighera che devi conoscere. All'atelier Ultimo Spose puoi scegliere e comporre in un clima di grande serenità, ma anche di estrema professionalità, tutto ciò che fa di un abito l'abito perfetto per te. Una collezione completa, ma anche la possibilità di personalizzarne i dettagli con una serie di accessori in tema. All'insegna dello stile dell'alta moda e di una qualità ineccepibile, un prezzo che è un invito a nozze. Ultimo Spose, a Bordighera, in via Vittorio Emanuele. Il Casinò di Sanremo non è solo gioco, ma molto di più. Il Casinò di Sanremo è anche cucina internazionale, spettacolo, cultura e una grande stagione teatrale. Questi prossimi appuntamenti del Casinò Municipale Sanremo. Nel naturale palcoscenico dei grandi avvenimenti, tutte le sere al Roof Garden, musica con l'Orchestra Smith e dal giovedì alla domenica lo show del McKay Ballet. Venerdì, sempre al Roof Garden, esibizione della regina della canzone sentimentale, Ornella Vanoni. Buonasera. L'emozione di provare l'auto nuova si è trasformata in tragedia. Due giovani di Cengio, di 27 e 21 anni, sono deceduti sabato notte fra le lamiere contorte dell'auto che si è schiantata dopo essere uscita di strada contro una cisterna sulla statale 42 alla periferia di Cengio. Si chiamavano Andrea Asciutto, operaio edile, e Gabriele Buschiazzo, elettricista. Tra le cause probabili dell'incidente, l'eccessiva velocità. Gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri di Cairo e di Cengio. Discoteche sotto esame in tutto l'imperese, ma soprattutto nel sanremese. Gli agenti del commissariato di Sanremo, diretti dal commissario Mario Viola in collaborazione con il nucleo prevenzione crimine di Torino, stanno monitorando l'area sanremese con tutta una serie di pattugliamenti che riguardano il centro storico, l'area portuale, le vie principali, il mercato e nelle ore notturne night e discoteche. I controlli avvengono sia all'interno che all'esterno per cercare di limitare il consumo di bevande alcoliche e prevenire lo spaccio di droghe e pastiglie. Le verifiche sino ad oggi compiute hanno evidenziato la buona salute dei locali imperiesi. Sembra che non circoli roba strana e i giovani e i meno giovani tendano a non eccedere nell'uso di bevande alcoliche. Molti gli automobilisti fermati ai posti di blocco e controllati con l'etilometro, ma tutti nella norma. I controlli per prevenire le stragi del sabato sera sono voluti dal prefetto di Imperia, il dottor Emilio D'Acunto, e sono riusciti ad arginare positivamente il fenomeno, che invece è preoccupante in altre province.
Ornello Croesi, 39 anni, il manovale che il 14 agosto dello scorso anno uccise durante una lite, ucciso con la pistola Dante Semeria di 56 anni ed Antonio Prezzera, oltre a ferire gravemente la moglie del Semeria, Bianchina Croesi, è comparso stamane davanti al giudice per le indagini preliminari di Sanremo. Il Croesi, sostenendo la legittima difesa, aveva chiesto di beneficiare del rito abbreviato per ottenere una riduzione della pena. Il giudice Ugo Bellini ha invece rigettato la richiesta, aggiornando il processo in corte d'assise all'Imperia per il prossimo 31 ottobre. Furto da 250 milioni di lire nell'appartamento di una turista milanese di 53 anni, Marzia Dalmati, in vacanza a Varigotti. Ignoti, approfittando della sua assenza, hanno razziato denaro e preziosi che erano custoditi nei cassetti e negli armadi dell'alloggio. Un 27enne savonese si trova ricoverato all'ospedale San Paolo di Savona in seguito ad un incidente stradale avvenuto l'altra sera davanti alla chiesa di Zinola. Marcello Lore era in sella di una moto da enduro che è finita contro un'auto. I medici lo hanno giudicato guaribile in un mese. All'ospedale Santa Corona di Pietraligure si trova invece ricoverato Giuseppe Bellasio, 84 anni, di Topo San Giacomo. L'anziano è finito con la sua auto nel torrente Marimola. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Infortunio sul lavoro ad Arma di Taggia in via Boselli, un'impalcatura ha ceduto e due operai sono precipitati a terra dopo un volo di alcuni metri. Si tratta di Giuseppe Pierottina e Concetto Sambataro, entrambi residenti a Sanremo. Sono stati trasportati dai volontari della Croce Rossa di Taggia all'ospedale Matuziano. I medici hanno riscontrato politraumatismo ed hanno decretato il trasporto del Pierottina al Santa Corona di Pietraligure. L'operaio è stato trasportato con il centro di rianimazione della Croce Rossa Sanremese. Un genovese di 24 anni, Paolo Bianchi, residente a Spotorno, è stato aggredito da sconosciuti la notte scorsa davanti ad un locale della cittadina di Velasca. Poco prima aveva avuto una discussione con alcuni giovani che si erano radunati davanti ad una paninoteca. Il giovane è stato medicato e giudicato guaribile in un mese. È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Imperia Maria Arcella, 17 anni, residente nel capoluogo in via Diano Calderina. La ragazza era in motorino con un amico sulla strada di Villa San Pietro quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono finiti fuori strada. La ragazza ha battuto il capo ed ha perso conoscenza. È stata trasportata nel nosocomio imperiese dove i sanitari hanno diagnosticato trauma cranico e stato di coma. Bene, interrompiamo questa lunga sequenza di cronaca nera con un servizio filmato. Tempo di bilanci per il porto di Savona. Tira aria di burrasca in porto a Savona. Nuovi traffici che stentano a decollare, banchine sempre più deserte e lavoratori che rimangono a casa. La crisi del porto savonese è palpabile soprattutto nella sala chiamata della storica compagnia Pippo Rebagliati, costretta a ricorrere alla cassa integrazione e a licenziare 17 ragazzi che erano stati assunti con un contratto di formazione lavoro. Ed è crisi anche tra i terminalisti. Mario Vagnola, uno dei leader dell'attività marittima savonese, entro il prossimo mese avrà la risposta dai giudici del tribunale alla richiesta di ammissione al concordato preventivo della sua agenzia, la Galeano. Il problema più grave resta quello dei 36 dipendenti in forza alla società, che dopo il dissesto finanziario si ritroveranno disoccupati. 3 mesi fa, inoltre, sono scattati i contratti di solidarietà. Solo la retribuzione di aprile sarebbe stata saldata nella misura concordata. Da maggio in poi i dipendenti avrebbero ottenuto solo 2 acconti. Infortunio sul lavoro questa mattina a Sanremo in via Romolo Moreno. Sabatino Sergi, 30 anni, residente a Diano Marina, stava lavorando in un cantiere per la posa delle fognature quando è stato colpito da un ginocchio dal braccio di una ruspa. Immediatamente soccorso dai volontari della Croce Rossa è stato trasportato all'ospedale Matuziano dove è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Guarirà in un mese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sanremo. 3 turisti litigano e finiscono all'ospedale a causa di un cane che riposava sopra un asciugamano. 2 bagnanti tedeschi ed un imperiese si sono affrontati a calci e pugni sulla spiaggia di Borgo Prino ad Imperia e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. La più grave è una 30enne imperiese che ha riportato un colpo di frusta. La prognosi è di 15 giorni. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della squadra volante.
Brutta avventura infine per un turista milanese in vacanza a Borgoperi ad Imperia, Michele Giardini, 35 anni. Questa mattina si è svegliato ed ha scorto nella sua camera d'albergo due ladri. Ha tentato di reagire ma è stato ripetutamente colpito al volto e agli occhi. I ladri poi si sono allontanati indisturbati ed il turista è stato accompagnato al pronto soccorso. Ha riportato chivosi agli occhi, ne avrà per 15 giorni. Bene, siamo in chiusura. Prima dei saluti vediamo che cosa si prospetta per noi per domani per quanto riguarda il tempo. Questo programma vi è offerto da Mistral, concessionaria Lancia. Mistral, aria nuova a Sanremo in via Armea. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I think of you. Lancia Ipsilon. Imagination. Concessionaria Lancia Autobianchi Mistral. A Sanremo. In via Armea 22. Ed ecco le previsioni del tempo per domani. Cielo poco nuvoloso, temperatura stazionaria, vento moderato fra ovest e sud-ovest, mare mosso. È tutto anche per questa ultima edizione. Grazie per essere rimasti con noi. Ancora buon proseguimento di serata. Quindi rizzate bene le orecchie e ricordate che ci sono anch'io. Volete vedere programmi fantastici? Tenetevi forte e seguitemi!
prossimi giorni? Tenetevi forte! Seguitemi! Junior TV ti invita tutti i giorni a un grande divertimento. Il tema, le meraviglie della natura, l'avventura. Stupende immagini per un grande panorama di informazioni di carattere ecologico, con storie di animali, aneddoti, curiosità. Simpatici personaggi sempre a caccia di novità per coinvolgerti in iniziative emozionanti e sensazionali, girate nei luoghi più suggestivi del mondo. Le meraviglie della natura, l'avventura, sono Junior TV.